Siete pronti? Allora, una carne proprio estiva. Un secondo proprio estivo, qual è? Oltre al barbecue, la carne alla brace, qual è? La pizzaiola. Volete mettere una pizzaiola fatta col pomodoro fresco? È un'altra. Another history, un'altra storia. Allora, quindi, questo lo vedete. Pomodori, la carne, adesso vi dico che carne è. L'aglio, l'origano e la mia aggiunta, questo. Questo qua, il basilico di casa mia. Allora, iniziamo subito con l'olio. E l'olio come deve essere? Buono, buono, buono. Io penso subito all'olio siciliano dei miei amici Fratelli Ricari. Ciao Domenico, tanto abbondante, perché qua poi è da inzuppare, da scarpettare. Allora, l'aglio, mi raccomando, deve essere bianco e candido, non deve avere nessuna macchiolina, perché vedrete, noterete che l'odore e il profumo è diverso quando è leggermente toccato. E noi usiamo dire così in cucina. Che profumo, ragazzi, che profumo. Allora, lo taglio a metà, vado, ci dobbiamo divertire. Senza la cucina, senza, se uno non si diverte in cucina è la fine. Poi accendo, lo metto a metà. Piano piano lo lasciamo proprio, estraiamo tutti quanti i gusti, il gusto dal nostro aglio. Poi il basilico di casa mia. Tolgo le foglioline e metto i gambetti qui. Guarda qua, così. Senti che musichetta. Poi pomodoro. Allora, normalmente questo piatto si fa anche in inverno, però, ma vuoi mettere il pomodoro fresco? Quando lo annusi, quando... che senti proprio il profumo di pomodoro, il gusto, e solo, lo sapete chi sa riconoscere il pomodoro buono profumato? Solamente chi ha fatto con i nonni, con le mamme, con le zie, la salsa a casa, quella che si fa a agosto con la macchinetta. Allora, ritaglio a metà, così, lo dobbiamo dorare leggermente, non bruciamolo l'aglio, ok? Vedete, guardate, così, appena leggermente colorito, perché io lo lascio l'aglio, anche i campi di basilico li tolgo dopo, e comincio a mettere il pomodoro. Guardate come faccio, così. E adesso qui sentiamo quel rumorino fantastico, sentiamo lo zucchero del coso, del pomodoro, che insieme all'olio caldo comincia a caramellare. Senti, così, schiaccio proprio con le mani. Vai. L'origano. Lo sapete perché si chiama pizzaiola? Perché ricorda la pizza alla marinara, no? Quindi dove c'è aglio, origano e pomodoro. Io ho fatto questa piccola variante del basilico. L'origano, mi raccomando, lo sapete, comprate i mazzi secchi e poi lo fate in questa maniera. Mamma mia, buonissimo. Sale, pepe, la carne. Allora oggi sono al macellaio, io ho detto vorrei 4 fettine di pezza per fare la pizzaiola. Ha detto perché la pezza? Ha detto, ti posso dare un consiglio, usa la noce, bella. Guardate, incominciate a comprare la carne così, un po' marezzata, non quella carne tutta quanta di un colore, che magra, 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 questa ci vuole. Adesso taglio la carne a metà. Così, così riusciamo a gestirla anche meglio. La dispongo qua, così. Io l'ho fatta tagliare a mano, guardate lo spessore. Non troppo sottile, ma nemmeno spessa. Dentro deve rimanere umida, umida, bella. Nella pizzaiola, la ricetta pizzaiola, deve avvenire questa cosa, che io ci tengo moltissimo. Sale sulla carne. Pepe. I liquidi che perderà adesso la carne dovranno unirsi insieme al pomodoro, al succo di pomodoro, e dovrà avvenire questo matrimonio tra il succo del pomodoro, l'acqua del pomodoro e i liquidi della carne. Ci vediamo tra pochissimo, quando gireremo la carne. Mescolate ogni tanto così, nel senso agitate, scuotete un po' la padella. Vedete? Vedete la cottura come sale? Col coperchio l'ho fatta apposta, così c'è una cottura più uniforme. Giro. Guardate, vedete il colore del pomodoro, della salsa? Già è cambiata. Mamma mia, che profumo, ragazzi. È da svenire. E adesso tolgo i gambetti del basilico. Metto le foglioline. Guardate qui, che spettacolo, mamma mia. Da sentirsi male. Coperchio. E
due minuti e siamo pronti. Il pane è doppio, deve essere buono, fresco, bello. O sono tostate, tipo bruschetta. Taglio delle fettine non troppo sottili, ma nemmeno troppo spesse, così. E devono essere un po' la base di questo... Cioè, devono stare qua sotto, qui. Devono contenere. Adesso, guardate che spettacolo. Pomodoro si è, come dicono a Roma, si è sfragnato, si è sfranto, si è ammorbidito, si è disfatto. Guardate il liquido che ci sta. Vado a mettere la carne qui su. Guarda qua. Mamma mia, ragazzi, è da sentirsi male. L'aglio pure ci metto, sì. Ce lo voglio mettere. Se qualcuno lo vuole, se lo mangia. Poi bagno, così. Bagno, bello. Che fai, non ce lo metti in gocciolio a crudo? Da amici miei? Poi, basilico fresco, cameracuma è pure bravo a fa l'orto, eh? E mo' assaggio io. Pronti? Io provo dentro la padella, tanto ci sto solo io. Ah, vediamo la cottura della carne. Vediamo se l'ho fatta bella morbida. Rosa, vedete dentro rosa? Guardate. Mo' vediamo un po' se c'ha ragione il macellaio, che pure con la noce, oltre che con lo scamone, con la pezza, va bene. Vado, non mi fermo, La bontà. Viva l'estate, viva l'Italia, viva la nostra semplicità della cucina italiana. Un bacio e un abbraccio da Max Mariola e da Casa Mariola a tutti quanti voi. Vi voglio bene, mamma che buono. Vi è piaciuto questo video? Certo che sì, era bellissimo. Quindi iscrivetevi al mio canale, così non vi perdete mai più un mio video. E poi commentate, che mi fa impazzire rispondere ai vostri commenti. E poi i like. Oh, e dopo se la mostra questi like. Un bacio e un abbraccio a tutti. Muah.